Cari amici, buongiorno e bentrovati. E un bentrovato anche al nostro caro professor Lamendola. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, oggi continuiamo la nostra carrellata di approfondimento. Oggi abbiamo uno storico, Giuseppe Marchetti. Buon ascolto a tutti, grazie. Ecco, innanzitutto vi devo dare un avvertimento. Se volete approfondirlo, attenzione a non confonderlo col suo omonimo. C'è un altro, Giuseppe Marchetti, più famoso a livello nazionale, che non c'entra niente, ma sicuramente voi lo troverete per primo. Questo Giuseppe Marchetti, che a noi, diciamo, in questa sede non interessa, è stato un critico letterario e un giornalista italiano. È nato a San Felice sul Panaro, è morto a Parma nel 2021. Ecco, questo lasciamolo stare. Il Giuseppe Marchetti di cui parliamo noi è Don Giuseppe Marchetti. Pre Marchette è un sacerdote friulano, perdonatemi questa particolare debolezza e tenerezza verso la cultura friulana. È stato, credo, la figura culturale di religioso più importante di tutti il Friuli a partire dalla seconda guerra mondiale in poi. Una figura straordinaria, figlio di un muratore emigrante di Gemona, quindi origini molto modeste. A Gemona c'erano moltissimi, non solo Gemona, fino agli anni 60, diciamo, l'emigrazione è continuata perché anche il modo in cui è finita la seconda guerra mondiale con quella sconfitta lì. Quindi ancora tantissimi italiani, pensiamo al disastro di Marcinelle, hanno dovuto andare a buscarsi la pagnotta lontano. I friulani in genere, che hanno il mal dal Madon, che sarebbe il male del mattone, in genere magari dopo 15-20 anni tornavano, perché il loro obiettivo era tornare a casa, comperarsi, mettere su una casa per i loro figli e prepararsi il posto in cimitero, quindi non morire all'estero in un paese lontano, sconosciuto. Questa attrazione fortissima, no? È uno dei tratti identitari, pensare che Friuli ha avuto più emigranti di quanti, se facciamo il calcolo, di quanti friulani siano rimasti sulla loro terra, diciamo. Ecco, il benessere è arrivato. Buon ultimo, è stata l'ultima regione del nord, grazie alla piccola media impresa, insomma, no? A fare il balzo verso il cosiddetto benessere, no? Diciamo la modernità. Allora, Giuseppe Marchetti, con queste origini modeste, con questa faccia da contadino, questo corpo massiccio, lo dico col massimo rispetto. Era un uomo straordinariamente colto, intelligente, curioso di tutto e capace di relazionarsi con la gente. I suoi interessi erano vastissimi, andavano dalla lingua, no? La lingua friulana in particolare è stato uno dei protagonisti della nascita o rinascita di un interesse, in particolare il gruppo poetico la risultive, che sarebbe la risorgiva. La pianura friulana attraversata idealmente da una linea che separa la bassa pianura dall'alta pianura e la linea delle risorgive, l'alta pianura ghiaiosa e povera di acqua, la bassa pianura invece è molto ricca di acqua perché i fiumi tornano in superficie. Allora voleva essere come un simbolo della rinascita, non della riscoperta di questa lingua, dignità di lingua. Ormai praticamente tutti i linguisti riconoscono che il friulano è una lingua e precisamente con una sua grammatica e precisamente il ramo orientale del ladino. Poi c'è il ramo centrale, Val di Fassa, la Conca di Ampezzo e il ramo più occidentale in Svizzera, il ramo romancio, diciamo. Ecco, questi tre rami sono stati separati dall'avanzare delle lingue maggiori, il tedesco a nord e l'italiano a sud, ma originariamente infatti voi li accorgete se vi spostate dal Friuli, che ne so, a Cortina d'Ampezzo
e da lì in quella zona della Svizzera che vi ho detto, voi sentite che c'è una parlata, insomma, molto simile che tradisce un'origine comune. Lui ha avuto rapporti molto stretti insegnante, allora lui è entrato in seminario giovane. Forse la cosa migliore è che vi legga, facciamo più presto, brevemente, la sua biografia dal dizionario biografico friulano. Sacerdote, insegnante, linguista, storiografo, letterato, storico e critico d'arte. Nato a Gemona del Friuli il 23 luglio 1902, morto a Udine l'8 di maggio 1966. Studiò nel seminario di Udine e fu consacrato nel 1925. Quindi a 23 anni, 22, era già sacerdote. Nel 1935 si laureò in lettere classiche e moderne alla Cattolica di Milano, l'avevano trasferito in un paese vicino a Milano, alla Cattolica di Milano. Dopo aver conseguito la laurea in teologia, quindi aveva già due lauree, no? Pensate nel 1935. Nello stesso anno venne mandato volontario in Abissinia come cappellano militare, volontario tra virgolette, insomma, no? Lo fecero partire per l'Abissinia. Insegnò lettere al seminario, nel liceo classico e nell'istituto magistrale di Udine e a Tolmezzo. Insegnante molto popolare, molto amato dagli studenti, era uno che ci sapeva fare con i giovani. Nel 1900, dietro questa scorza un po' rude, che è tipica poi dell'anima friulana, una grande generosità. Nel 1944 subì il confino politico fascista. Nel dopoguerra fu l'ispiratore del gruppo poetico Risultive. È il genius loci del Friuli, il maître à penser del Furlamentum. Nessuno ha fatto quanto lui per la sua terra, dal punto di vista culturale. Per anni fu l'anima del battagliero settimanale Patrie dal Friul, che propugnava l'autonomia regionale in un ambiente generalmente ostile. Dal 61 alla morte ha diretto la rivista Sotto la Nape. Ha coltivato anche il disegno, illustrando alcuni suoi libri e la fotografia. Il suo archivio, con la catalogazione del patrimonio di sculture, lignee e delle chiesette votive del Friuli, è nel Museo di Udine. Ha scritto una fondamentale grammatica storica della lingua friulana. Ha scoperto la scultura lignea friulana, fino ad allora trascurata dalla critica d'arte. Ha riletto la storia regionale senza condizionamenti e pregiudizi nazionalistici. Pur non essendo un artista puro, ha scritto in un friulano esemplare. Nessuno, né prima né dopo, ha padroneggiato la lingua come lui. Vastissima la sua produzione su giornali, periodici e riviste, e la sua collaborazione con la rivista filologica, con la Società Filologica Friulana. Premio Epifania 1960, al suo nome sono intitolate diverse scuole e vie in tutto il Friuli. Poi c'è una bibliografia lunga così. Non so se sono riuscito a rendervi l'idea di quanto questo personaggio eclettico, geniale, al tempo stesso alla mano, bonario, come è tipico dell'anima friulana, nessuna puzza sotto il naso. Sono ancora gli anni prima del terremoto e prima dell'università. Ah, che bellezza, una città di 100.000 abitanti che non ha e non ha mai avuto una università. So che di dire una bestemmia, però io di questo sono convinto. Sono convinto che le università non si improvvisano così, o hanno una storia antica, oppure è meglio che i ragazzi si facciano 1 o 2 ore di treno, che non è la fine del mondo, vadano fino a Trieste, fino a Venezia, fino a Padova, come facevano tanti miei amici, e in compenso, come dire, se non è diluita attraverso il tempo, se non è filtrata, no? Dagli umori della società. La cultura universitaria, questa è una mia idea, ed è un'idea tipicamente controrivoluzionaria, fa male, è un veleno, perché 9 volte su 10 i professori universitari introducono idee che sono diametralmente in contrasto col sentire comune, con la morale comune, con la cultura comune.
e quindi in un certo senso inquinano la pulizia, l'innocenza, l'entusiasmo dei giovani, li strumentalizzano e alla fine ne fanno degli scontenti, presuntuosi, credono di sapere chissà cosa. Capirai poi l'università di oggi che cosa è diventata. A proposito di questo risveglio della friulanità, no? Che per un momento l'aveva messo in contatto anche con Pasolini, per un momento. Poi c'è stato il fattaccio di Ramuscello, no? La denuncia, Pasolini è scappato a Roma e naturalmente i rapporti sono finiti. Non lui direttamente, ma un gruppo di sacerdoti in qualche modo ispirato alla sua azione culturale, ha preso in mano un'opera gigantesca, la traduzione della Bibbia. L'iniziatore di questa grande opera è stato Francesco Placereani, continuata poi da alcuni altri e terminata da Antonio Bellina. Eccola qui, la Bibbie in friulano, è un'opera imponente, per cui adesso anche questa lingua, riconosciuta come tale, può dire di avere la sua lingua. Vediamo che cosa capite. Tal in prin diu al crea cil etiere, ma latiere e iere un vulc e veide, gnot fonde e iere sul mar, e il spirit di diu al svalampave, scusate, non ho gli occhiali adatti, parsore des agis, diu al dise, che sedi la lus, e la lus e comparì, diu al viode, che la lus eleve ben, e al mette la lus di un evande, e il scur di che altre, diu al mette il non di al di, e alla nut e lus, il nome di alla lus e di gnot al scur, e passerà una sere e una buinore, prima giornata. Ecco, adesso anch'io manco da tanti anni, sono un po' arrugginito. È un'opera imponente. In qualche modo, idealmente, il risveglio culturale promosso da Giuseppe Marchetti è indirettamente meritorio anche nei confronti di questa iniziativa che è stata conclusa non moltissimi anni fa. Una delle sue opere più importanti, lui si è occupato di storia locale, delle chiese del Friuli, di antichi dialetti, no? Medievali che si parlavano, Agemona, Cividale. Anzi, la sua tesi di laurea era stata su quella. E poi si è interessato dei personaggi storici, perché il Friuli è un po' un complesso di inferiorità, di essere poco considerato sul piano culturale nel contesto dell'Italia. Lui ha scritto un'opera imponente, forse la sua più imponente, Il Friuli, Uomini e Tempi, che è una raccolta di un centinaio di biografie che vanno dall'antichità, no, dai tempi della Romana Aquileia fino al presente. Edizione del Bianco, l'edizione originaria, in due grossi volumi, in cofanetto, poi anche volume singolo. Alla fine è stato stampato anche dalla Biblioteca del Messaggero Veneto una edizione più, diciamo, tascabile, sempre in due volumi. Integrale comunque, un'edizione completa, Friuli, Uomini e Tempi, ed è un'opera che io vi consiglio di leggere sia per conoscere un po' questa terra che probabilmente pochi di voi conoscono bene, sia per farvi un'idea anche dello stile di quest'uomo che si è laureato in lettere classiche, ma già, come dire, con una formazione. Infatti, non stupitevi se il suo italiano non è perfetto, lui è più a suo agio col friulano che con l'italiano addirittura. Quindi è veramente un unicum, diciamo, nella storia della nostra cultura. Ecco, su queste 100 biografie, io ne ho scelte due o tre che ho pensato vi possano maggiormente interessare. Una è quella di uno scrittore, appunto, Bindo Chiurlo, 1886-1943.
La letteratura friulana, tanto popolare che d'arte, un po' per la singolarità della lingua che la rende pressoché inaccessibile agli estranei, un po' per l'eccentricità della regione e per altre cause che sarebbe lungo precisare, rimase, si può dire, fino alla Prima Guerra Mondiale, un campo quasi del tutto ignoto fuori del Friuli e inesplorato, o poco meno, dagli stessi friulani. Invero, se si eccettua la raccolta dei testi inediti curati da Ioppi, Vincenzo Ioppi, nel 1878 per l'Archivio Glottologico Italiano, dove si incontra un primo ordinamento, almeno cronologico, del materiale scelto, col corredo di scarne note illustrative sugli autori, non sapremmo indicare alcun lavoro di una qualche ampiezza intorno agli sviluppi e ai caratteri di siffatta produzione che pur comprende 8 secoli. Colui che, per il primo e con l'indispensabile preparazione filologica, affrontò il compito di ordinare, interpretare e divulgare, anche oltre i confini regionali, il meglio della poesia e della prosa friulana, fu Bindo Chiurlo, tra l'altro autore di uno splendido libretto, oggi quasi introvabile, quasi, perché con un po' di buona volontà lo si può trovare, La letteratura ladina del Friuli. Gli avevano aperto la strada gli studiosi di linguistica e di folklore, come Valentino Ostermann, raccogliendo, pubblicando e analizzando, seppure sotto differenti riguardi, documenti inediti e tradizioni orali. Resta incontestato al Chiurlo, oltre al merito di nuove ricerche e di moltissimi saggi particolari, quello d'aver adeguatamente disposto e collocato questo materiale nella cornice dei tempi e nei suoi rapporti con analoghe produzioni da altri paesi, ed aver tracciato i lineamenti storici della letteratura friulana. E un merito non minore gli va riconosciuto per aver egli a sua volta preparato la strada al costituirsi della Società Filologica Friulana, in seno o intorno alla quale vegetò più tardi tanta fioritura di studi linguistici e di produzione originale nella nostra parlata. Ci voleva infatti l'esempio di qualche professore, e cioè professionista delle lettere, per animare quell'esigua schiera di uomini dediti ad altre attività e a tempo perso dilettanti di cose friulane, molti di essi erano sacerdoti, perché si raccogliessero insieme e dessero il meglio di se stessi al culto e alla difesa di una lingua che non riusciva a rompere i vincoli del vernacolismo né a superare il pregiudizio della propria informità ed inferiorità. Che, se in sede puramente linguistica, dopo gli studi dell'Ascoli e altri glottologi anche stranieri, Isaddio grazie Ascoli, s'era divulgata una certa coscienza circa l'importanza scientifica della nostra parlata, in campo letterario nessuno prima del Chiurlo aveva osato prenderla, come si suol dire, sul serio. Un po', se mi è consentita l'ardita similitudine, come Dante che scrive la Divina Commedia in volgare. E tutti quanti a criticarlo, ma perché non è scritto in latino? È il latino la lingua nobile. Egli stesso aveva cominciato giovanissimo nei limiti del dilettantismo, recensendo sul crociato il 40 vot di Pietro Michelini, o trattando dei rifiuduns del medesimo, o di qualche poesiola di Giovanni Battista Gallerio, o di Ennio Fruc, o di Hermes di Colloredo, o pubblicando qualche sonetto di propria mano, e poi una piccola raccolta di versi nella parlata. Ma già nella memoria un poeta dialettale friulano, incitatore di Béranger, presentata nel 1907 all'Accademia Udinese, e dalla lettura su Pietro Zorutti e i poeti dialettali veneziani, tenuta nella stessa Accademia, 1908, e poi nello studio biobibliografico premesso alla raccolta di tutte le poesie zoruttiane, tali limiti appaiono superati in una visione più ampia e approfondita dell'opera dello Zorutti. Per chi non lo sapesse, Pietro Zorutti è il maggior poeta dialettale popolare friulano, le sue villotte, no? Cioè le sue poesie di ambientazione rustica, contadina, sono famosissime. Infine, con il saggio La letteratura ladina del Friuli, che vi ho nominato, apparso in Nuova Antologia del 1915 e
e poi rielaborato, ampliato, approfondito, aggiornato più volte, l'impostazione dell'argomento è del tutto nuova e totale. Praticamente lui sostiene che il friulano è la più meridionale delle lingue settentrionali d'Europa, no? Cioè, in quanto ladino, appartiene all'area centro-nord europea e quindi, come dire, politicamente il Friuli fa parte dell'Italia, ma culturalmente e linguisticamente è la più meridionale il popolo friulano è il più meridionale dei popoli settentrionali d'Europa. Pertanto, alla fine della guerra, quando i friulani rientrano dai vari fronti, delle varie sedi dove erano stati profughi e soprattutto disgustati dai contatti con tanti forestieri che avevano percorso la regione in veste di imboscati, di requisitori o di invasori, comunque di gente d'armi più o meno formidolosa, sentirono nascere in cuore un bisogno prepotente di ritrovarsi e di ricreare quel clima domestico o diciamo pure casalingo che le ultime vicende avevano malamente dissipato. Il Chiurlo era già per tale impresa particolarmente preparato e qualificato. Vedete l'aggettivo formidolosa. Ci sono questi neologismi, no, di marchettiana matrice che non saprei se definire lampi di genio o travasi più o meno inconsci dalla lingua friulana alla lingua italiana. L'invito lanciato da lui e dal glottologo aquileiese Ugo Pellis nel 19 per la costituzione di una società di studiosi, cultori e sostenitori del Friulano trovò immediata adesione e collaborazione nel Corgnali, bibliotecario della Civica Udinese, nel Carletti, nel Lorenzoni e poi nel Bauzon, nel Vittorello, nel Nardini, eccetera. Infine, in parecchie centinaia di uomini, in genere già maturi d'età, e già affermati nelle rispettive professioni, ma giovanilmente entusiasti del nuovo programma di sviluppo e di difesa della nostra fisionomia linguistica, letteraria, folcloristica, insomma culturale. E la Società Filologica Friulana ebbe il suo atto di nascita a Gorizia, riunita ormai del resto a Friuli, nel salone della Biblioteca Magistrale. C'è ancora qualche mio amico, colto, che crede che Gorizia faccia parte della Venezia Giulia. Gorizia è Friuli, Friuli storico. Il Friuli storico va dalla Livenza all'Isonzo. Quindi addirittura la società filologica friulana è nata a Gorizia, non c'è nessun dubbio che Gorizia è Friuli, Friuli orientale. È il Friuli austriaco. Nel 1866 il Friuli è stato diviso. La parte più grossa, con Udine, è stata unita all'Italia. La parte minore, con Gorizia, è rimasta sotto l'Austria fino al termine della Prima Guerra Mondiale. Ora, quegli uomini, vogliamo dire i fondatori, uno dopo l'altro, se ne sono andati, ma la rinascita da loro auspicata si è attuata in risultati notevolissimi che rimangono. E dopo gli sconvolgimenti della Seconda Guerra Mondiale, per effetto di un'eguale esigenza di rifarsi lo spirito, si era avviata di più. Per effetto di più giovani energie, con un indirizzo necessariamente aggiornato, il quale trae molta linfa proprio da certe concezioni preluse dal Chiurlo. Invece, per ciò che riguarda lo studio sistematico della letteratura popolare friulana, come espressione d'arte spontanea, notiamo che il Chiurlo vi si dedicò particolarmente solo dopo la fondazione della Società Filologica, che di tale studio aveva fatto un punto del suo programma. Tra l'altro, per alcuni anni Chiurlo fu professore di italiano a Praga e fondò un circolo culturale italo-ceco, tradusse e fece conoscere in italiano alcuni autori della letteratura ceca. Non dico cecoslovacca, che non esiste, è un'assurdità. Non è mai esistita, il popolo ceco e il popolo slovacco sono sempre stati due popoli che non hanno mai avuto nulla a che fare da alcun punto di vista nella storia,
sono stati messi insieme a Versailles per ragioni puramente politiche e poi è finita come doveva finire, no? Si sono separati, per fortuna, in maniera civile e pacifica. Ma l'argomento strettamente collegato con quello della personalità etnica e soprattutto psicologica del nostro popolo gli fu sempre sommamente a cuore, anche quando la catechesi fascista della granitica unità nazionale fulminava tremendi anatemi contro ogni ombra di coscienza regionale ed egli stesso, se volle accennare a siffatti temi, fu costretto a dire e disdire, ad asserire e poi rettificare o limitare o condizionare, se non addirittura contraddirsi. Però, invece di cercare nei suoi scritti d'indole teorica l'interpretazione esplicita dell'anima e della poesia popolare friulana, conviene sentire come egli ne risusciti lo spirito in diverse sue composizioni poetiche. Troppo letterato, troppo critico e troppo consapevole dei problemi estetici per riuscire ad abbandonarsi pienamente alla vera spontaneità creativa del popolo, il chiurlo regola sempre nei versi la fantasia con la dottrina e in buona parte delle sue composizioni friulane affiora una sua volontà di riecheggiare anche metricamente il canto popolare, ma filtrandone con la sapienza dell'esperto la vena incondita, insomma, di mutuare dagli eterni motivi della nostra villotta, vi ho spiegato cos'è, no? La poesia popolare, gli spunti fatta per essere cantata, soprattutto nelle ricorrenze pubbliche, anche nei balli, gli spunti per un travestimento formalmente vigilato, ripulito, nobilitato e tuttavia non precisamente intellettualistico, della musa anonima friulana. Attenzione, non che il Friuli non avesse mai avuto poeti fino ad allora, ma quasi tutti avevano scelto di scrivere in italiano. Per esempio, nel Novecento un poeta illustre è stato Emilio Girardini, ve lo segnalo. Emilio Girardini, un signor poeta, primi del Novecento, ancora ricordato da una statua, no? Presso l'ospedale vecchio di Udine. Un signore d'altri tempi, era cieco, gli ultimi tempi era diventato praticamente cieco, però scrivevano in italiano, non sentivano ancora il friulano come una lingua matura, come lingua d'arte. Gli scritti del Chiurlo, riguardanti la letteratura ladina del Friuli, dispersi in massima parte nella stampa quotidiana o periodica, specialmente locale, sono per lo più frammenti di argomento ristretto e di breve respiro, recensioni, prefazioni, articoli, informazioni bibliografiche, commemorazioni, opere organiche di apprezzabile mole e di grandissima utilità sono, oltre alla già ricordata letteratura ladina del Friuli, soltanto la larga antologia della letteratura friulana e quell'ottimo compendio di tutti i suoi studi sul nostro maggiore poeta che si intitola Piero Zurutti, poeta del Friuli. Si interessò anche alla scuola e curò la pubblicazione di una antologia per la scuola media superiore, Primo Fiore, nella quale compaiono anche, tra l'altro, diversi scrittori cechi, no? Da lui tradotti, come Karel Čapek Čod. Ma l'attività e la cerchia degli interessi del Chiurlo è ben lungi dall'esaurirsi in questo settore regionale. Ne resta da segnalare una parte altrettanto, se non più, vasta e molteplice, che riguarda la critica letteraria nazionale ed estera, e tante, forse troppe, altre materie, talora senza nesso visibile con quella che era la sua specialità. Questa produzione, però, è più strettamente legata alle vicende della sua vita, e però ne daremo qualche conto nei seguenti cenni biografici. Figlio di Giovanni Chiurlo da Colloredo di Monte Albano e di Teresa Bonassi da Buia, Bindo nacque il 13 ottobre 1886 a Cassacco, dove il padre era segretario del comune, lo stesso paese dello scrittore Carlo Sgorlon, dove più tardi sarebbe nato. Frequentò le scuole elementari locali, poi il ginnasio presso i Salesiani di Mogliano Veneto ed Este, il liceo a Udine, i corsi universitari a Padova, conseguì la laurea in belle lettere nel 1909. E tosto iniziò la consueta odissea dei giovani professori, prima come supplente all'Istituto Tecnico di Macerata,
poi come insegnante in ruolo in quello di Caltanissetta, di Chieti, di Jesi e di Udine. Era il classico percorso di avvicinamento, no? Bisognava fare un po' di gavetta in 4, 5, 6 città d'Italia, anche le più lontane e sperdute, e poi un po' alla volta sperare di potersi avvicinare alla propria sede. Scoppiata la guerra europea, nel 1916, il Chiurlo, caloroso interventista, ma dichiarato inabile al servizio normale per un vizio di cuore, si arruolò volontario nella Croce Rossa italiana e subito si adoperò per l'allestimento di un ospedale militare a Jesi. Nell'autunno del 17 fu sorpreso a Udine dall'invasione austro-germanica e tosto fu chiamato all'ufficio di segretario del comitato cittadino allora costituitosi, in seguito alla fuga di tutte le autorità locali. Successivamente fu vice sindaco del comune e direttore delle riaperte scuole elementari, dal maggio al novembre 1918. Dopo la fine della guerra riprese l'insegnamento nell'Istituto Tecnico di Udine. Nel 1919 promosse, come si è detto, la fondazione della Società Filologica Friulana e fu vicepresidente e tenne la direzione del bollettino che la medesima cominciò a pubblicare nel 1920. Trasferito poi a Modena, reinsegnò fino al 22, quindi fu invitato in qualità di rettore all'Università Ceca di Praga dal 22 al 23. Ivi conseguì tosto la libera docenza e quindi occupò la cattedra di letteratura italiana fino al 30. Nel frattempo tenne anche la libera docenza dell'Università di Roma nel 25. Nella sede di Praga strinse nuove relazioni e incontrò nuovi interessi e problemi culturali, dei quali troviamo traccia delle sue pubblicazioni di quegli anni. Anzi, per lo studio di siffatti problemi, egli fondò già nel 23 un istituto di cultura italiana, sul cui modello altri simili sorsero più tardi presso diverse università estere e lo dotò di un bollettino divenuto poi Rivista Italiana di Praga. Quell'istituto raccolse un numero straordinario di aderenti e divenne un utilissimo centro di strumento di diffusione della nostra cultura in quel paese. Quindi vedete un intellettuale che sente contemporaneamente la forza della identità della piccola patria friulana e si sente anche cittadino mitteleuropeo, cittadino dell'Europa centrale, perché come vedeva lui il Friuli era una parte di quel mondo mitteleuropeo, no? Di cui anche la Boemia e l'Austria e altri paesi erano parte. Ma nel 1930 un giornalista nostrano, divenuto diplomatico, trovò modo di farlo richiamare in patria. Gli fu affidata allora la cattedra di letteratura italiana e straniera all'Accademia Albertina di Torino e nello stesso tempo, conseguita la libera docenza anche in quell'università, lo insegnò nella facoltà di lettere come supplente di Vittorio Cian e poi come incaricato nella facoltà di magistero fino alla morte. In questa sede fondò la rivista di sintesi letteraria e la diresse finché le sue condizioni di salute, era da tempo afflitto da gravi disturbi dell'equilibrio, vertigine del Meniere e della circolazione, lo costrinsero a limitare la sua attività. Assolse sempre, però, con assoluta puntualità, i suoi impegni di insegnamento, anche nei momenti più critici del periodo successivo all'8 settembre 43, no? Quando lo Stato si è praticamente squagliato, dissolto. E il continuo sacrificio che tale fedeltà gli richiedeva aggravò la già pronunciata insufficienza cardiaca. Questa lo condusse a prematura fine il 24 dicembre 1943, durante un bombardamento, si era trasferito a Milano, anglo-americano. Non è agevole definire alla spiccia la personalità letteraria e morale del Chiurlo, nella sua multiforme attività e nei suoi non sempre conformi aspetti. Educato alla scuola di Vittorio Rossi, mentre questi era ancora fedele seguace del metodo storico, egli non ne rinnegò i severi principi, nemmeno quando entrò in qualche misura e non senza ritrosie, nell'inevitabile e imperversante coro dei crociani. Anche alla persistenza di tali principi si dovrà attribuire in parte la frammentarietà della sua opera, costituita spesso da singole e minute esplorazioni di dati, aspetti o fatti di indole comunque letteraria, disperse nelle varie riviste da lui stesso fondate e dirette, o nelle altre a cui collaborava.
I lavori, non molti, di maggior maturità e di più largo respiro si possono trovare nella rivista di sintesi letteraria. Salto qualche pezzetto. Come uomo, il Chiurlo non fu sempre di facile carattere, né di indole accomodante. Verso i suoi allievi era affabilissimo e largo di suggerimenti, d'aiuti, di incoraggiamenti. Verso qualche meno benevolo collega o studioso di problemi a lui familiari, fu talora acerbo. Alla sua prima educazione in istituti religiosi sarà dovuto il fatto che le sue cose più giovanili apparvero stampate in un giornale cattolico, il Crociato di Udine. Poi, negli scritti e nella vita privata, si mostrò spesso lontano da quei principi, ma specialmente negli ultimi anni diede frequenti, seppure non costanti né coerenti, segni di un certo riavvicinamento, per esempio con le fugaci fiammate di misticismo attestate nei suoi diari intimi. E questi diari sono sommamente interessanti e utili per un giudizio definitivo sul suo animo. Vi rivela una sensibilità acutissima, persino morbosa, una tendenza esasperata all'analisi egotistica, una notevole indipendenza di idee e di giudizi, insieme a una fermissima convinzione della propria eccellenza. Qui vedo veramente un concentrato dei più tipici caratteri della psicologia friulana, no? Questa scorza esteriore molto dura, molto difficile da penetrare, dietro la quale però c'è una grande tenerezza, una grande capacità di amicizia, di affetto. Ecco, questa era la biografia di Bindo Chiurlo. Ho saltato qualcosina per motivi di tempo. Potremmo vedere qualche cosa della biografia di Anton Lazzaro Moro, no? Che è una figura interessante di un prete naturalista del 1700. Potremmo vedere qualcosa di questo, oppure vediamo. Il poeta Giuseppe Ellero, Chino Ermacora. No, va bene così. Va bene così. Ci facciamo un'idea, salto una parte. Anton Lazzaro Moro, molti udinesi credono che gli sia dedicata una via, no? In realtà, via Borgo San Lazzaro, no? In realtà è dedicato a Anton Lazzaro Moro, è via Anton Lazzaro Moro. Borgo San Lazzaro si chiama così perché anticamente c'era una chiesa di quel nome all'estremità nord-est del centro storico. Nasce nel 1687 a San Vito Tagliamento e muore nel 1764. Perché è una figura originale? Cos'ha di particolare questo oscuro abate settecentesco, no? di una regione periferica della Repubblica di Venezia. La ragione prima della fama che il Moro godette, più fuori d'Italia che in Italia, e anche della contrarietà che gli dovette subire nella sua vita, va ricercata anzitutto nella posizione che gli prese nel campo della scienza con il suo trattato in due libri, De Crostacei, e degli altri marini corpi che si trovano sui monti, i titoli lunghi di una volta, pubblicato in nitida edizione da Stefano Monti a Venezia nel 1740. Io ho avuto la fortuna di consultare l'edizione originaria, è ancora conservata in alcuni seminari del nord-est, È affascinante pensare che certe teorie, no, sulla trasformazione della crosta terrestre, voi sapete che fino a tempi relativamente recenti, quando chi faceva una passeggiata in montagna trovava delle conchiglie, no, fossili, per esempio, pensava che fosse uno scherzo di natura, che fosse chissà cosa. Qualcuno pensava anche a diluvio universale. L'idea che fossero dei fondali marini che si erano lentamente sollevati e trasformati nella cima delle montagne, emersi dalla cima, dall'acqua, fino a
divenire la cima delle montagne, questa era un'idea che non era venuta ancora praticamente a nessuno. Quindi è stato veramente un pioniere, no? Se non fosse stato un oscuro prete friulano del Settecento, ma se fosse stato un savant parigino, no? Anche degli stessi anni, è molto probabile che tutte le enciclopedie del mondo gli riconoscerebbero la priorità di questa teoria geologica. Pubblicato in nitida edizione da Stefano Monti a Venezia nel 1740. Il titolo modesto e oggi un po' strano di questo libro non deve trarre in inganno sulla sua portata. Si tratta infatti di un largo studio sui fossili in generale e sulla loro formazione, con la presentazione di testi di tesi del tutto nuove circa la genesi delle attuali forme della superficie terrestre. È noto infatti come il problema dei fossili sia stato al centro delle prime ricerche geomorfologiche. L'opinione comune, fino ai tempi del Moro, considerava la presenza dei fossili sulle montagne come una prova irrefutabile del diluvio, benché già Leonardo da Vinci e poi il Fracastoro, in tempi più vicini il Vallisnieri, avessero sollevato obiezioni in proposito. Anton Lazzaro Moro, prendendo le mosse dalla recente comparsa, 1706, di un isolotto vulcanico ricco di crostacei fossili nell'arcipelago greco, presso Santorini, dalla formazione del vulcano di Monte Nuovo presso Pozzuoli, avvenuta nel 1538, e da altri consimili fenomeni verificatisi in tempi storici, propose la tesi che l'emersione di tutte le montagne sia avvenuta sotto la spinta di forze endogene, cioè interne, esplicatesi attraverso vulcani. Egli distingueva i sistemi montuosi in primari, cioè emersi dalle acque quando queste coprivano ancora tutta la superficie del globo, e secondari, cioè formatisi unicamente di materiale eruttivo. Oltre al torto, perdonabile in quei tempi, di generalizzare eccessivamente la portata della sua intuizione, il Moro ebbe l'altro, allora più grave, di dedicare tutto il primo libro, cioè metà del trattato, alla confutazione delle ipotesi diluviali del Burnet e del Woodward. Con ciò è che egli, pur non negando il fatto del diluvio biblico, assumeva un atteggiamento che potesse sembrare sospetto, proprio in quel momento in cui Voltaire e gli illuministi in genere andavano diffondendo il loro scetticismo antibiblico. Capite? No? Sempre il solito discorso che una lettura non letteralistica della Bibbia in materia scientifica ha suscitato il sospetto che la sua posizione non fosse ortodossa dal punto di vista della dottrina cattolica. Non risulta che alcuna autorità ecclesiastica si sia mai pronunciata apertamente contro le idee del Moro, né avrebbe potuto farlo, giacché egli non esprimeva il minimo dubbio o dissenso su questioni di fede e si limitava ad affermare che la spiegazione dei fenomeni naturali va ricercata nelle leggi della natura. Ma già una sua dissertazione in forma di lettura sull'origine dei crostacei fossili, pubblicata nel 1737, aveva dato luogo ad uno scambio di repliche polemiche tra lui e il medico Pugliati, e la comparsa dell'opera definitiva destò un vespaio di discussioni che indussero il Moro a difendere la sua tesi con successive insistenze. Con pretesti di indole prevalentemente religiosa, gli si oppose subito un tal avvocato Giuseppe Costantini, sia mediante mordaci accenni nelle pettegole e pretenziose lettere critiche, giocose, morali, erudite, eccetera, che andava pubblicando sotto il nome anagrammatico di Conte Agostino Santi Pupieni, sia in un acido e indigesto volume intitolato La verità del diluvio universale, vindicata dai dubbi e dimostrata nelle sue testimonianze, Venezia 1747, la cui prima parte è tutta contro il Vallisnieri e la seconda contro il Moro. E dal lato scientifico pubblicarono critiche, almeno parziali, alle sue idee, Baldassarre Erlard e poi lo Zolman.
Ciò nonostante, l'opera del Moro interessava largamente il mondo degli scienziati, specie fuori d'Italia. In Germania fu ben presto pubblicata in elegante veste una versione del libro col titolo così modificato, un titolo chilometrico, non sto a leggervelo tutto, e ne fu dato un largo estratto dal Delius ed una versione francese del trattato uscì nel 1752. In Italia prese le parti del Moro il carmelitano Cirillo Gennarelli, con un opuscolo in cui, dice lo stesso Moro in una lettera al Bertoli, invece di confermare quelle opinioni, le indebolisce con le sue insussistenti ragioni, imbarazzandosi in un labirinto di sacro e profano da non sbrogliarsene mai. A distanza di 26 anni, l'inglese Edward King faceva sua la teoria dei sollevamenti sismo-vulcanici, avvertendo solo, alla fine della sua esposizione, che qualche cosa di simile aveva scritto in proposito il Moro, ma protestando di non aver conosciuta l'opera di lui se non dopo aver finito il proprio lavoro. È una storia che conosciamo già, no? Abbiamo visto come ha fatto anche Darwin, no? Che quando riceve la relazione del Wallace, prima legge la sua alla Royal Society e poi dice: ah sì, venne arrivata anche questa cosa qui, vedete un po' voi, che invece era stata decisiva per il definitivo riordino delle sue idee, della sua teoria dell'evoluzione. Infine, nel 1795, James Hutton riproponeva il sistema del Moro nella sua famosa Theory of the Earth, con la quale veniva a culminare la lunga polemica fra plutonisti e nettunisti. I nettunisti, capeggiati dal tedesco Abramo Werner, sostenevano che tutte le rocce sono di origine sedimentaria, cosicché il Moro può considerarsi il vero iniziatore della tesi plutonista, anche se un qualche barlume informe della sua idea centrale può scoprirsi già nel Vallis Neri, cioè che alcuni fossili possono essere stati proiettati sui monti da qualche vulcano in eruzione, il quale l'avrebbe derivata a sua volta da un ignoto francese, o forse dal tedesco Kessler von Sprengsein nel 1500. Potrei continuare. Insomma, il dramma del Moro è stato quello di essere arrivato un po' in anticipo sui suoi tempi, di non essere stato uno studioso accademico, no? Uno specialista vero e proprio, ma un geniale dilettante, di aver sfiorato un tema che urtava la sensibilità biblica, no? Di una parte del clero, e infine di non aver avuto quegli appoggi, quelle conoscenze, quelle anche rotondità di carattere, perché aveva un carattere un po' aspro che si inasprì ancora di più nel corso del tempo, una serie di sfortune. Lui aveva aperto una serie di collegi per giovinetti, no? E dovette chiuderli uno dopo l'altro perché non andavano bene, non aveva abbastanza iscritti. Si ha l'impressione, lo dice anche il Marchetti, ma è solo un'impressione, non lo sappiamo, che effettivamente qualcosa, qualcuno abbia costantemente lavorato contro di lui per sminuire il suo lavoro. Se abbiamo ancora un po' di tempo, se no ci fermiamo qui, vediamo 8:58. Sì, vi ora leggere qualcosa del capitolo dedicato al più famoso filosofo friulano, Jacopo Stellini. Se voi andate a Udine, il liceo in Piazza Grande, come la chiamano, no? In Piazza Primo Maggio, Giardin Grande, c'è un grande e bel edificio, il liceo classico, dedicato a Jacopo Stellini. Scommetto che persino molti udinesi non sanno bene chi sia. È stato un filosofo del Settecento, diciamolo subito, non un filosofo molto originale, non un filosofo che abbia detto qualche cosa di notevole per gli uomini del suo tempo o anche da altri tempi. Quindi non possiamo paragonarlo, per esempio, al nostro caro e recente Cornelio Fabbro.
È nato nel 1699 e muore nel 1770, però si è fatto la fama del più importante filosofo italiano proprio dell'epoca dei Lumi, in pieno Settecento. Saltiamo qualcosa anche qui, altrimenti non riusciamo a far tutto. Risulta che egli c'è qualche incertezza sulla data esatta di nascita all'anagrafe. Comunque sia, risulta che egli, dopo aver frequentato le prime scuole, vestì a Cividale il 9 novembre 1718, era nato nel 1699, l'abito dei chierici regolari somaschi. Un anno dopo, compiuto il noviziato, emise i voti nella casa della congregazione a Venezia. E continuò gli studi alla Salute con eccezionale profitto, apprendendo la retorica da Gaspare Leonarducci, il greco da una certa Panassa, l'ebraico dall'abate Francesco Birone. Indi passò nella casa madre di Somasca per gli studi teologici, compiuti i quali, sotto la guida del padre Ottone Visconti, ritornò a Venezia ad insegnare retorica prima ai giovani confratelli della Salute e poi nell'Accademia dei Nobili della Giudecca. Nel 1727 gli fu affidata l'educazione dei tre figli, Alvise, Angelo e Pietro, del patrizio Giovanni Emo. Nello stesso tempo, dedicandosi con tutto l'ardore allo studio di varie discipline, egli si poté acquistare quella straordinaria cultura enciclopedica che poi gli consentì di trattare con sicura competenza di maestro gli argomenti più disparati, in greco, l'ebraico, teologia, filosofia, caspita. Quella volta facevano veramente sul serio anche nell'educazione, anzi direi soprattutto dei sacerdoti. Nel 1739, essendo morto Giacometti, che insegnava filosofia morale nell'Università di Padova, lo stesso Emo si adoperò perché fosse assegnata quella cattedra allo Stellini, che la tenne ininterrottamente per 30 anni, cioè fino alla morte. Stabilitosi nel convento di Santa Croce, egli vi condusse quello dove oggi potete visitare la cella e il piccolo museo dedicato a padre Leopoldo Mandic. Egli vi condusse poi sempre vita ritiratissima, regolata e laboriosa, preparando con la massima diligenza le sue lezioni, aggiornando l'insegnamento in rapporto a tutte le pubblicazioni che uscivano e a tutte le opinioni che si discutevano su argomenti comunque pertinenti ai problemi etici, non chiuso alle dottrine politiche, ma assolutamente distaccato e indifferente davanti agli avvenimenti reali e ai rivolgimenti del suo tempo, schivo di polemiche e di competizioni ed estraneo alle infinite beghe dei suoi colleghi di insegnamento, amante della tranquillità e della vita sedentaria, schietto e semplice di modi, modesto e amabile nella conversazione, gentile anche con chi dissentiva dalle sue opinioni, nemico di certi libri, ma rispettosissimo dei loro autori, incurante della fama, è sempre restio a pubblicare quanto scriveva, legato a molti dotti con frequente corrispondenza erudita e fedele e disinteressato verso i pochi e scelti suoi amici. Non ebbe notevoli doti esteriori. Sdentato fin dalla giovinezza, parlava con voce stonata, nasale e monotona, ma le sue lezioni erano ammiratissime. Un suo uditore, il Mabil, scrive che egli era brutto della bruttezza di Socrate, a cui somigliava. Aveva salute malferma per frequenti disturbi intestinali, ma si sforzava ad essere sempre assiduo alla sua cattedra. Nell'inverno del 70 fu colpito anche da una grave dariocistite, epifora, dicono i vecchi biografi, e morì il 27 marzo di quell'anno. Fu sepolto a Padova in Santa Croce, dove una semplicissima iscrizione lo ricorda. Del molto che scrisse, lo Stellini pubblicò soltanto il saggio De ortu et progressu morum atque opinionum ad mores pertinentium del 1740, che suscitò entusiastici consensi ed anche aspre censure, cui egli non si curò mai di rispondere. Ciascuno degli scritti dello Stellini esigerebbe un'illustrazione più ampia di quanto l'indole di questi profili ci consenta. Salendo la cattedra di filosofia morale dell'Ateneo Patavino, tenace roccaforte dell'aristotelismo, lo Stellini assumeva l'incarico preciso di esporre l'etica dello stagirita,
I suoi predecessori non avevano fatto diversamente, né a lui era consentito di introdurre altri sistemi. Questo è un tratto che andrebbe tenuto presente, perché non è come oggi che un libero docente insegna del tutto a suo talento. Un professore di filosofia morale a Padova, a causa della tradizione esistente in quella università, era tenuto a insegnarla secondo il modello dell'etica di Aristotele, ma non seguendone materialmente i testi, bensì ordinando la materia del grande filosofo in una vasta trattazione. Il corso completo dello Stellini si svolgeva in 6 anni, che si può considerare la prima sintesi organica e metodica di tutti i problemi etici. Anzitutto, egli pone in termini espliciti e precisi la distinzione tra l'etica naturale e la morale religiosa e dichiara di occuparsi, dovendo spiegare un autore precristiano, esclusivamente della prima. Poi procede tenendo d'occhio passo passo le dottrine degli altri pensatori, specie dei più recenti, Hobbes, Spinoza, Locke, eccetera, da cui accoglie facilmente certi elementi che gli ritiene concordabili con i principi aristotelici, ma ne confuta il relativismo, insistendo sulla necessità dei fondamenti morali universali. Piuttosto che un neo-aristotelico, come fu definito, egli è uno scolastico con gli occhi aperti e l'orecchio teso a tutte le voci da cui possa venirgli di che arricchire e colmare la dottrina tradizionale. Ecco, si potrebbe dire anche in un altro modo, si potrebbe dire che non avendo una personalità filosofica spiccata, non avendo un suo pensiero originale profondo, era incline, forse anche troppo, a cercare, come poi è venuto di moda a dire, dialogo, accomodamento, anche con quei filosofi moderni che meno si prestano a dialogo dal punto di vista di una dottrina compatibile con il cristianesimo. Anzi, spesso appare piuttosto corrivo, e gliene fu mosso rimarco, a far buon viso anche a talune teorie che difficilmente si conciliano con i supposti scolastici. Così, ad esempio, egli accetta dal Vico il concetto di una genesi ed evoluzione storica dei costumi che mal si compone con la proclamata universalità dei valori morali. E non si può non vedere nella sua dottrina un certo eclettismo condiscendente, che gli consente di accogliere e accordare con la fede principi fisici dai pitagorici, concetti metafisici da Platone, echi sensistici da Locke e da altri recenti, accanto all'intellettualismo di Aristotele. In particolare, egli insiste sul concetto aristotelico dell'uomo come animal politicum e sviluppa ampiamente, come parte essenziale del suo programma, l'etica sociale, in contrasto con la precedente tradizione che trattava questo argomento come appendice o complemento della morale individuale. Merito indiscutibile dello Stellini è di aver trasportato sul terreno concreto dei fatti morali le geniali, ma anche astratte e generiche, intuizioni del Vico, degli empiristi, dei sensisti, e di averle poste di fronte alle pratiche applicazioni che ne deriverebbero, opponendosi decisamente al teorico dell'assolutismo Hobbes, con una larghezza di idee che prelude apertamente il moderno liberalismo. E anche questo, se oggi può apparire un merito, allora no, per un prete, siamo ancora prima della Rivoluzione francese, ma il liberalismo già comincia, no, a far capolino perfino all'interno delle file del clero, perfino all'interno delle cattedre da dove insegnano dei sacerdoti. Di qui la stima profonda di cui lo Stellini fu oggetto presso i contemporanei, ma che non poté durare a lungo, essendo egli vissuto alla vigilia di gravi rivolgimenti intellettuali e politici, che fecero ben presto apparire e superate anche le più coraggiose sue anticipazioni. Le altre opere dello Stellini, che fu nel miglior senso un poligrafo, cioè un ingegno aperto a ogni interesse culturale e capace di dare un contributo positivo, seppure non sempre profondo, in ogni ramo del sapere che affrontasse, risentono ancor più della provvisorietà delle dottrine d'allora. Opere valide in quel tempo, dunque,
Così, nella critica, la sua accurata versione e l'acuto commento di 22 odi pindariche. Così, nelle matematiche, alcune dissertazioni e i nuovi principi di prospettiva lineare, con cui volgarizzava il sistema dell'inglese Brooke Taylor. Così, nella speculazione filosofica, il Parmenide compendiato, i ragionamenti sulla natura dell'uomo e le questioni di gnoseologia. Così in altri campi gli scritti minori di medicina, di linguistica, di retorica, di didattica, di erudizione varia e le poesie originali, i discorsi o ragionamenti d'argomento sacro e le lettere che insieme formano i 6 volumi delle sue opere varie. Questa dispersione delle sue fatiche in così larghi e differenti settori può forse nuocere in qualche modo alla concentrazione necessaria al dotto. Per provare e dire una parola nuova, ma ciò era nell'atmosfera e nel costume di quel tempo, tutto pieno di curiosità e fermentato da nuovi germi di rivelazione. Ecco, se posso fare, no, un piccolo paragone, notiamo che sia in Giuseppe Marchetti, sia in Jacopo Stellini c'è questa enorme curiosità intellettuale che spazia liberamente da un estremo all'altro dell'orizzonte. Però, mentre Marchetti, come dire, sa tenere il filo di questi vari interessi, e il filo è il suo costante amore per la piccola patria friulana e la volontà di rivalutarne la lingua, la poesia, la letteratura, la storia, l'architettura, tutto quello che riguarda la sua tradizione, invece nello Stellini, che è figlio dell'epoca del cosmopolitismo per eccellenza, no? Muore nel 1770, questa dispersione rimane tale, cioè se anche noi mettiamo insieme i pezzi, no? Lui ha scritto e si è interessato di tutto, dalla matematica alla linguistica, alla filologia. Ma facciamo fatica a trovare un elemento comune. Abbiamo l'impressione di una mente brillante che però si disperde e che nel campo specifico nel quale ha lavorato costantemente tutta la vita, cioè la filosofia e particolarmente l'etica, e l'ha insegnata per così tanti anni, in realtà più che elaborare un pensiero, si è industriato a conciliare pensieri diversi, a volte anche inconciliabili fra di loro. E questo, come dire, non è tanto nel carattere friulano, lo è molto più in Giuseppe Marchetti, no? Nella sua rude schiettezza, uno che parla chiaro, una persona che non ammette parole ambigue, cose non dette. Invece sarà stata anche la differenza dei tempi, senza dubbio, l'illuminismo, l'epoca di Casanova, l'epoca dei grandi viaggiatori, l'epoca degli alchimisti, di Cagliostro, no? Forse si prestava di più a una strategia, chiamiamola un po' difensiva, cioè per un intellettuale che non volesse avere rogne, come invece un po' le ha avute il povero Anton Lazzaro Moro, il quale è stato un geniale precursore di idee geologiche. Oggi si direbbe evoluzioniste, che però erano troppo in anticipo sui tempi e naturalmente era sprovvisto di prove scientifiche tali da poter prevalere sullo scetticismo e sui pregiudizi legati alla tradizione letteralistica del diluvio universale. Ecco, non so se sono riuscito a accendervi un po' di curiosità su questa interessante figura di sacerdote. Vi dico solo che negli anni 50-60 credo sia stato un momento d'oro nei rapporti fra clero, poi si sono svuotati quasi di colpo i seminari, no? Vi ho raccontato la tristissima vicenda dei cappuccini che avevano costruito una enorme chiesa in via Colugna e un convento rimasto sempre vuoto e venduto all'università pochi anni dopo. Un momento d'oro nei rapporti fra clero e cultura civile, diciamo, no? In cui molto spesso gli uomini più colti erano proprio dei sacerdoti, avevano una mentalità aperta, avevano una mentalità molto, molto
più aperta di quello che non si potrebbe pensare, considerato una regione periferica con i suoi complessi un po' di inferiorità, e dove c'era una grande familiarità. Io mi ricordo l'arciprete, non del Duomo, la mia parrocchia del Duomo, Monsignor Riccardo Travani, e il bravo e simpaticissimo cappellano Don Giuseppe Tracanelli, che si occupava di noi bambini per il catechismo, che frequentavano i bar, le osterie, perché in Friuli la cultura del tajut, del taglietto, che sarebbe il bicchiere di vino, è talmente comune, anche le donne, non è come nel sud Italia che non si vedrà mai una donna in un bar, perché il bar è quasi un luogo di malaffare, è un luogo di cordialità dove si stringono amicizie, si stringono anche affari, si parla di tutto. Pensate che i preti che dalla periferia, no? Dai paesi di campagna venivano a sbrigare qualche pratica in curia, avevano vicino all'Escovado, in via Treppo, una forte tentazione perché c'era una famosa osteria, famosa per il vino, Alla Buona Vite. Il titolo è già tutto un programma. Allora, cosa hanno pensato di fare in Vescovado? Per evitare che i preti si trovassero in un ambiente troppo profano, hanno aperto un bar, una mescita di vino, proprio di fronte nella casa Brosadola, cioè in un locale dell'arcivescovado. Questo però non perché ci fosse incompatibilità o incomprensione, ma al contrario, c'era quasi una concorrenza, ma in senso positivo, perché la socialità, no? Sotto la nape, per esempio, la cultura del caminetto, del fogolar, della cucina, della famiglia, dello stare insieme, specialmente nelle lunghe sere d'inverno, fredde, buie, è parte dell'anima friulana. E quindi questi personaggi che abbiamo nominato, Bindo Chiurlo, le riviste come Sotto la Nape, sono state importantissime nella formazione dell'immaginario anche di un'intera generazione di friulani, prima che poi arrivasse la bruttura della modernità. Pensate che per aprire Lupin hanno buttato giù il più bel cinema di Udine, no? Il più bello architettonicamente, oltretutto costruito da pochi anni, non aveva nessun difetto tecnico, no? E l'hanno buttato giù senza nessuno scrupolo, perché bisogna anche dire che negli anni 60 gli urbanisti non si sono fatti nessun riguardo, hanno abbattuto tutte le torri delle mura esterne, della quinta cerchia di mura, tre soltanto sono rimaste in piedi. E hanno coperto tutte le rogge. Udine era quasi una città d'acqua, le hanno coperte praticamente tutte. Hanno soppresso le due cose più carine, più caratteristiche, i tram elettrici, il tram bianco e il tram verde, che andavano rispettivamente a Tricesimo e Tarcento e a San Daniele. E quindi, già verso la metà degli anni 60, un bambino nato in quegli anni già aveva a che fare con una città che aveva abbattuto i quartieri più caratteristici, le case e le chiese più antiche. Alcune gloriose sopravvivevano da moltissimo tempo, magari un po' fatiscenti, come quella di Santa Maria Maddalena in via Vittorio Veneto, o come quella di San Marco in Piazzetta del Pozzo, ma già completamente proiettata verso la modernità. Comunque una città col suo fascino, con la sua umanità, con la sua capacità, la sua tolleranza anche. Per cui, a parte il difetto brutto della bestemmia, molto frequente, diciamo che il Friuli era, non so come sia adesso, manco da troppo tempo, era una piccola patria dove si poteva parlare serenamente e civilmente di tutto e con tutti, sia pure con un certo riserbo iniziale, perché il friulano non è espansivo, è chiuso. E prima di aprirsi vuole essere sicuro di avere a che fare con un amico, con una persona con cui vale la pena di aprirsi. Ecco, mi fermo. Benissimo, grazie professore per averci condotto alla scoperta di quest'altra interessante figura. Grazie per tutti gli spunti di riflessione e quindi non mi resta che salutare e arrivederci alla prossima. Grazie a tutti e buona giornata. Arrivederci.
Thank you.